con il sindaco Carlo Masci, sindaco di Pescara, torniamo a parlare di Viale Marconi. Ci saranno delle novità per quell'arteria? Le novità sono quelle che ci hanno richiesto i cittadini, nel senso che hanno chiesto più sicurezza e stiamo introducendo i semafori intelligenti a chiamata, non semafori che regolano la viabilità normalmente, ma quelli che nel momento in cui un cittadino deve attraversare la strada chiama il semaforo scatta con il verde e poi dopo che il cittadino è passato torna rosso per il pedone e verde per le automobili e i semafori per gli autobus, perché gli autobus avranno la precedenza su una strada che è contestata, però forse oggi è la strada più europea di Pescara perché ha quelle caratteristiche dove il mezzo pubblico è favorito rispetto al mezzo privato. Poi introdurremo la zona 30 che è un provvedimento che man mano introdurremo in tutta Pescara perché oramai in tutte le città c'è la necessità di diminuire la velocità del traffico per rendere più sicure le strade e questa zona 30 che è stata anche concordata con la FIAB permetterà ai ciclisti di utilizzare quella strada normalmente. In più poi ci sarà il parcheggio a tempo che è stato richiesto dai commercianti, quindi tutti i provvedimenti che vanno incontro a richieste e esigenze dei cittadini su una via che si sta preparando per essere la via che farà parte di quest'asse longitudinale che parte da Montesilvano e che arriva al tribunale, all'università, allo stadio, in modo tale da permettere alle persone di muoversi con il mezzo pubblico con una velocità competitiva rispetto al mezzo privato. Troppe macchine entrano a Pescara, 120.000 macchine al giorno, non possiamo più sopportare un peso del genere per l'inquinamento, per la sicurezza, per i parcheggi e quindi dobbiamo favorire il mezzo pubblico. Il mezzo pubblico si favorisce con le corsie preferenziali, questo è quello che stiamo facendo ed è la strada, anzi è l'unica strada perché oggi i finanziamenti arrivano per le corsie preferenziali, per le isole pedonali e per le piste ciclabili. Non arrivano per rifare le strade normalmente, arrivano per queste caratteristiche che questa città sta sviluppando per una mobilità più dolce, una mobilità più tranquilla, una mobilità più serena e che sia più funzionale alle esigenze del cittadino.